Ciao a tutti da Podrak, bentornati qui su Euro Truck Simulator 2. Siamo di nuovo con il MAN, questa volta con la versione per i trasporti eccezionali. Infatti oggi faremo un trasporto eccezionale. Dove siamo? Siamo nell'est Europa e tra poco prenderò un bel semirimorchio. Dovrebbe essere un serbatoio, un qualcosa del genere. Tra poco vediamo. Nel frattempo voglio approfittare per farvi vedere questo MAN, che ancora non l'abbiamo visto benissimo qui su Podrak Games, almeno su YouTube. Abbiamo un bel po' di attrezzatura super tech, soprattutto per quanto riguarda il cruscotto, che come vedete adesso è digitale su questo nuovo MAN. Abbiamo ovviamente gli specchietti digitali per poter vedere, con funzione per essere notificati quando c'è un punto cieco. Salutiamo lì gli sposi. Questi DLC sono fatti in maniera molto davvero bene, perché è quel momento in cui la SCS Software ha detto: ok, dobbiamo fare seriamente con le mappe, non dobbiamo farle tutte uguali. I DLC hanno questa specialità, ma lo stanno facendo anche sulle mappe gratuite. Per esempio adesso verrà aggiornato per quanto riguarda il DLC. No, non sarà un DLC, la mappa svizzera, ok, che è già di sé disponibile gratuitamente a tutti, però ha fatto un rework. La Svizzera per andare anche un po' a collegare i Balcani, che arriveranno. Quindi ci sta, ci sta. Mi piace per questo Eurotrack. Eurotrack è un gioco che viene aggiornato, non c'è niente da dire, è un gioco di 10 anni. Ma quello che ci fa impazzire il fatto che è cambiato totalmente. Abbiamo i camion come nella realtà. Il MAN, comunque, devo ammettere, bello, bellissimo, ma io tutto questo tempo mi aspettavo fosse compatibile con tutti i DLC. O meglio, è compatibile con tutti i DLC, ma per dire, gli accessori sono poco personalizzabili. Cioè, se vedete davanti, guardate, è un po' tutto di base il mio MAN. Ho messo sì lampeggianti sopra e stop. Altre, bella sta skin. Infatti se vedete, Podrak non a caso ha scelto tutto un rivestimento rosso. Vedete, ho messo la pelle sul volante. Oh, qua devo girare, scusatemi. La pelle, ho messo le strisce rosse e davanti la griglia, se vedete, pure un'altra striscia rossa. Quindi il buon Podrak su queste cose ogni tanto fa cura, altre volte no, quindi quindi accontentatevi. Allora, no, dimmi che non viaggiamo di notte. Ok, qui i nostri colleghi stanno posizionando il carico per assicurarsi che tutto sia a norma di legge. Abbiamo i giornalisti che annunceranno il nostro arrivo, perché andremo a bloccare tutte le strade e tutti gli autisti ci bestemmieranno per dire: per colpa di Podrak sono arrivato in ritardo al lavoro. Adesso ultimi check, ultimi controlli e siamo pronti. 3, 2, 1. Ci danno le indicazioni tra poco su come dobbiamo. Io le lascio sempre queste animazioni, non ve le taglio, è troppo bello. Sono la parte più bella. Continua. Siamo pronti, let's go. Oh, ma amici miei, io vi amo, però mi fate partire già svantaggiato. Guardate comunque l'asse delle ruote, non è solo anteriore ma anche quello centrale, vedete, gira. Podrak, non distruggere il tuo bel camion appena fresco fresco. Oh, accendi i lampeggianti, Podrak. E che quando ci sono i trasporti speciali non li accendi, quando vai a Zonzo invece li accendi. Oh, amo de rago. Guarda qua che bello. E gli specchietti digitali, si vede qualcosa. È combinato. Ah, ho fatto la sterzata un po' troppo sterzosa. Ah no, ho beccato dietro. Incredibile, ci siamo già bloccati. Let's go. Ah, è vero che è lungo. Fammi vedere quanto è lungo, perché non ho ancora visto bene da dietro. Ah, oh cavoli. Porca miseria, se è lungo. Cioè,
No, perché io vedevo la cisterna, no, pensavo arrivasse qua. Invece c'è un altro pezzettone bello lungo. Dobbiamo Preparati a considerare. E voltare quando sterziamo, devi stare attento, Podrak, perché altrimenti becchi dietro. a sinistra e De poi degli anche a specchietti destra. è molto complicato sta cosa. Ma praticamente in questa azienda abbiamo il doppio cancello. Allora, qua dobbiamo girare a destra. Voltare a destra. Oh. Mo' distruggiamo l'auto della polizia, guarda. Polischia! Di nuovo mi sono bloccato. Ma sta cosa è preoccupante. E praticamente è troppo lungo. Oh, questi sono i trasporti di speciali che ci piacciono. Difficili. Aspetta. Aspetta, Podrak, fai così. Poi fai così. In teoria dovremmo farcela. In teoria. Ma abbiamo bisogno per forza della telecamera esterna qua, altrimenti non capisco niente. Quindi devo uscire tutto prima. Una volta uscito tutto, gira. Ok. Ok. Oh, neanche troppo. Non ce la fa. È troppo lungo. E c'è l'auto della polizia che mi dà fastidio. Non è che vado contromano lì, però. Aspetta. Oh, ma Podrak, non hai neanche iniziato. Podrak, non hai neanche iniziato, ti sei già incastrato. Ok, siamo usciti dall'azienda ed è un buon segno. Il problema adesso è sterzare. Cioè, io come faccio? Mi sono già messo male. Vediamo se riusciamo a fare sta manovra senza distruggere altro. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Wow! È la prima volta che mi trovo in difficoltà con un trasporto eccezionale. Ma perché questo l'hanno fatto. No, no, non che l'hanno fatto male, ma allora, siccome è molto pesante, hanno necessariamente inserito un semirimorchio con più assi. Il problema è che devi stare attento quando giri. Cioè, devi mantenerti più a sinistra possibile, perché altrimenti con il culettino del camion fai un casino. Lì non so cosa c'è scritto, speriamo non parolacce. E andiamo. Questa versione ha molti più cavalli. No, boh, non lo so. Ha una trasmissione più possente, considerando quello che ha dietro. Ma lì è una batteria. Cos'è che è? Boh, non ho mai capito cos'è quel osservatorio aggiuntivo. Amici camionisti, so che state seguendo questo video. Illuminate le mie idee. Potrei cercare su Google. Ma ci sono i commenti che ci aiuteranno in questo, vero? Abbiamo una scorta anteriore e abbiamo anche una scorta posteriore, così. Oh, Podrak. Oh, porca miseria. Oh, la minima curva si ribalta. Oh, dall'interno? Dall'interno anche qui. Qua ci passiamo sotto il ponte, facciamo come a Brescia. Brescia, raga. Un camionista non ha dimenticato. O ha dimenticato. Non mi ricordo se aveva dimenticato la gru. O non aveva preso le misure. Praticamente ha beccato un ponte nella tangenziale. Est forse era. O ovest. Comunque nella tangenziale di Brescia. Non so qual è. E il ponte praticamente sta per crollare. Allora cosa hanno fatto poi? Allora lui si è incastrato. Vabbè, poi l'hanno tolto. Io veramente lì a livello di assicurazione, a livello di tutto, non so come funziona, cioè cosa gli succederà? Ma io penso anche che è colpa anche, boh, non lo so. Che uno dice, è stato il camionista disattento o ha avuto disposizioni errate magari dall'azienda, hanno detto sì, passa comunque, va di là. Oh, quelli stanno a bere a birra guardandomi. Oh, bella sta città. Assicurazione, non so quanto, perché rifare un. Oltre al camion si è rotta la gru. Si è rotto. Perché si è fermato? Si è rotto anche il ponte. In quanto è il massimale di un'assicurazione? Se paga, perché magari dice. Le assicurazioni non è che sono fatte per regalare soldi, sono anche fatte per cercare di evitare di pagare il possibile. Se per esempio dice no, la responsabilità è questa. Non è perché ci sono le assicurazioni che ti assicurano se qualcuno ti fa un danno,
ma se tu sei quello che fa il danno, sei assicurato ma con soglie basse. Di solito devi fare un rinforzo con qualche optional. Però uno dice, vabbè, tanto a me non succede mai. E poi succede. Ma le assicurazioni sono sempre state un grande dilemma, perché se tu ti metti a leggere quante assicurazioni esistono, dici, tutto il mio stipendio va nelle assicurazioni. L'assicurazione per la vita, l'assicurazione per la casa, l'assicurazione per l'auto, per il garage, per la cantina, l'assicurazione per il tuo animale domestico, l'assicurazione per l'auto, l'assicurazione per la moto, per la bici. Tu dici, oh, ma quante assicurazioni devo pagare al mese? Ma quando succedono le cose non ti pagano, non ti rimborsano. E quando ti succede, dici, cavoli, se avessi fatto l'assicurazione. Un po' come, per dirvi un esempio classico, proprio classico classico, assicurazione per il furto d'auto, vissuto sulla nostra pelle. Praticamente ti dicono, se ti rubano l'auto non ti preoccupare, sei assicurato. Ok, figo. Cosa è successo? Hanno rubato l'auto. Però non ti ridiamo i soldi dell'auto di come l'hai pagata. Ti ridiamo il valore attuale dell'auto. Quindi l'auto, anche se aveva solo 2 anni nuova, forse 40.000 chilometri, giù di lì. Vi faccio un esempio, se l'auto costava 20.000, loro cosa hanno detto? 10.000, perché? Già che esce dal concessionario si toglie il 22% di IVA. Ogni anno scompare tutto. Non è Mercedes, non è Audi, non è BMW, quindi non è neanche un'auto nota. Il valore si abbassa. E alla fine, che cosa ti rimane in mano? Un mucchio di mosche. E vabbè, oddio. Meglio di rimanere senza qualcosa, qualcosa te l'hanno data, però non è necessario per dire, oh, mi ricompro la stessa auto. Oppure sì, hai l'anticipo magari per la tua prossima auto, però l'auto alla fine l'hai persa. Comunque l'assicurazione non è che dici costa 5 euro, vabbè, io per 5 euro, no, assicurazione per il furto d'auto costa anche un bel po' all'anno, e maggiore è. Non è che dici, ah, assicuro la Fiat, assicuro un Audi BMW X oppure una X7 BMW, è la stessa cosa, no. Le assicurazioni ci guadagnano sempre. E laddove ci sono gli scam, l'assicurazione costa tanto, perché un po' per compensare. È vero o no? Per dire, io questo semirimorchio quanto lo potrei assicurare secondo voi? considerando che è un trasporto eccezionale accompagnato dalle scorte, insomma, noi facciamo tutte a norma di legge. Dai, belle queste mappe però, peccato che non le ho esplorate tante. Devo comprarmi qualche... Io c'ho 75 milioni in questo gioco e non c'ho i garage. A volte no, metto le mod delle auto e non trovo lo slot libero perché c'ho tutti i garage occupati dai camionisti. Allora, si può assumere personale ancora, però io vedo 75 milioni e dico, ma perché devo guadagnare un botto? Mi fermo. Anzi, ad essere sincero, mi è sempre venuta quella voglia di riniziare un profilo nuovo di gioco. L'ho fatto con la ProMods, però il problema della ProMods è che aggiornano il gioco e non va più per tot. E poi, poi quando ti aggiorna il gioco devi comunque ripagare quei 2 euro ad ogni aggiornamento. Mi è capitato che cosa? Che per 3 aggiornamenti di fila non l'ho giocato. Nel senso, l'ho comprato il primo aggiornamento. Si può anche scaricare gratis, ma... scaricarlo gratis è come spararsi, perché è talmente lento che dici, anche con la fibra e tutto, ma lo fanno apposta, che devi sbagliare sborse e vesti e niente. Io praticamente ho comprato il primo aggiornamento, ho scaricato, l'ho provato, ok, funziona, però ho chiuso il gioco. Poi
Arrivato il nuovo... Oh cacchio, nuovo aggiornamento di Eurotrack. Cavoli, però non l'ho più ripreso. Vabbè, dai, lo scarico comunque perché prima o poi ci gioco. Lavoro, cacchi, macchi. È successo che non ci ho giocato più. Aggiornamento. Vabbè, dai, lo ricompro, così dopo ci rigioco. Ancora, non l'ho scaricato, non l'ho giocato più. E quindi io compravo e alla fine non ci giocavo mai alla promoz. E avevo creato un profilo, vi ricordate? Ora mo quel profilo ha diversi mesi ed è piuttosto datato con la promoz. Non so se adesso scarico l'aggiornamento della promoz se funziona. Perché riniziare l'economia da zero ci potrebbe stare su Eurotrack, così un po' ti viene la voglia di nuovo di giocarlo. Adesso sì, stiamo giocando, ci divertiamo perché comunque avendo tantissimi soldi abbiamo l'opportunità di provare tutti i nostri camion che vogliamo. Però prima o poi dici, oh cavoli, ho fatto tutto. Ma se vedete, guarda, cioè, vi faccio vedere una roba. Guardate quanta mappa io ancora non ho esplorato. Tipo qua non ci sarò stato ma pochissimo, non ho fatto il salvataggio. Qua ci sono stato. Qua guardate che buco. Guardate quanto ancora della mappa non ho esplorato. E con la promoz, ciao. Dovrò fare la maratona di Eurotrack un giorno. Maratona di Eurotrack con Poderak che fa 12.000 ore di live. Allora qua dobbiamo voltare a sinistra. Ce la facciamo? Ok, misure prese, ce l'abbiamo fatta. L'azienda, come vedete, non è molto lontana. Oh, c'è anche il treno. Ma lo fermano il treno? Potrebbe passare, tipo. Vabbè, ma la precedenza ce l'ha sempre il treno, no? Vediamo, l'hanno fermato. Ma non passa. Semplicemente non passa. Ero tanto curioso di realtà. Ah, se non stessi registrando mi sarei fermato e avrei aspettato finché non arrivasse il treno. Magari non arriva mai, Cosa fai, bro? Mi fai passare? Grazie. Allora, direi facciamo già così la curva, in teoria. Entriamo. Per il cancello. Boh, fammi vedere per il cancello perché qua io potrei... Ah no, ma... forse è easy. Forse non è troppo difficile, perché... magari esatto, mi fa consegnare qua. Credo. Dove che mi fate consegnare? È stato un viaggio. Dove consegno? Magari mi fa consegnare. Sì, probabilmente mi farà consegnare dritto. Ok. Vai. Oddio. Oddio, ho sbagliato. Ho sbagliato azienda. Ah no, ok. Ah no, ok, già accettato. Ah ok, pensavo dovesse fare il lavoro, no. Dovrebbe essere qua l'azienda, in teoria. Parcheggio. Cavoli, però la mappa mi scamma. E se non è lì? Boh raga, io vado. Mi fido. Chiamo un colpo di clacson. Ok. Ah, ok. Pensavo peggio, dai. Già abbiamo lo spazio. Sperando di non spaccare quel palo lì. Ce la facciamo senza spaccare quel palo? Ce la facciamo. Parcheggiamo. Ah, guarda qua. Tele tutto c'è. Fermati. E niente, raga. Anche oggi abbiamo fatto il nostro trasporto eccezionale su Eurotrack Simulator 2 con il nuovo Manti GX. Mi raccomando, continuate con i mi piace, qui sotto trovate il link del gioco scontato e anche il DLC dei trasporti speciali. Noi ci vediamo alla prossima, ciao! Let's go!